qua abbiamo 17 minuti, lì saliamo un po' di categoria, saliamo di peso. Da oggi senza attrezzo naturalmente pesa 132 quintali. Avete 105 quintali peso minimo, più il sollevatore anteriore, più le gomme 960-42, quindi le gomme più grandi che possiamo montare, più la zavorra da 20 quintali anteriori. Demo campus della New Holland, i partecipanti possono provare davvero i trattori. E quindi qua c'è anche Fabio, che ha provato il trattore, adesso mi dice che cosa gli è piaciuto e cosa non gli è piaciuto, sempre che ci sia qualcosa che non gli sia piaciuto. Cos'è che non ti è piaciuto? Che la terra era già moscia e quindi non era compatta. E quindi andavano a vuoto. Quindi, ma questo non è colpa di New Holland? No. Cioè, sì, è colpa sua perché comunque hanno lavorato per un mese praticamente. Giustamente, è mossa da un mese, metti un po' sotto sforzo, ma non al massimo. Comunque, invece, vabbè, si può vedere quello che danno. Tu allora, che trattore hai provato? T7 315 HD e T7 270 Blue Power. Vabbè, 315 HD non ha quasi niente a che vedere con il 270, è tutta un'altra macchina, anche se rimane solo come T7, più potente, più performante, lo senti che è pronto anche nello sforzo. Ho potuto paragonare invece il 270 con il 270, diciamo, la vecchia generazione, quello che c'era fino a un anno fa. Migliorato, molto migliorato, sterzo, inversione e comfort del sedile. Sterzo? Sterzo è più, chiamiamolo tra virgolette, più duro, più pastoso, si sente meglio la macchina in mano. Sedile molto più morbido, meno brusco nei movimenti e l'inversione è fluida, molto fluida, non strappa. Grazie. È tutto. Sei troppo professional. No, grazie. Grazie. È tutta scena, eh? Non me l'ha fatta leggere prima.